Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con il Let's Play. Quest'oggi, come potete già vedere, giocheremo a Mass Effect, riprendendo da dove avevamo lasciato la volta scorsa. Scusate. La volta scorsa, se vi... Va bene. La volta scorsa, se vi ricordavate, abbiamo aiutato ad arrestare Amolis. Infatti, ora qui non c'è più l'antipatico Salarian. E questo qui ci ha praticamente portato ad avere finalmente il lasciapassare che ci serve per dirigerci nella vetta 15, ovvero dove, teoricamente parlando, dovrebbe stare la matriarca Venezia. Per andare alla vetta 15, comunque, quello che dobbiamo fare ora è andare a prendere il nostro adorato mezzo di terra, il MAKO, e dirigerci lì, perché sta, come vedete fuori, bufferando, inventiamoci termini. C'è una tremenda bufera e tecnicamente i mezzi non sarebbero agibili. Fortunatamente noi abbiamo il Mako, che è un mezzo molto adatto a questo genere di cose, come noi tutti sappiamo. Per dirigerci al Mako era di qua. Non mi ricordo se sto andando giusto oppure no. Specifichiamo. Quindi potrei anche stare andare a tutt'altra parte in questo momento, anche perché se ricordo bene andava verso il basso quello per il mago. Dove sono finito? Sì, infatti ho sbagliato totalmente ascensore. Giardini e cascate, molto zen. Ok, direi che è sicuro ormai. Ho totalmente sbagliato ascensore. Scendiamo, scendiamo, scendiamo. Giriamo, giriamo, giriamo. Ciao a te, Turian antipatico. L'accesso al garage è limitato. Ho un'autorizzazione, scusami. Scusami. Sì, è un lasciapassare valido. Guida con prudenza, il tempo è pessimo nella Lux Ah, Valley. lo sappiamo che il tempo è pessimo. A proposito, impostazioni audio, vorrei abbassare un attimino il volume della musica. Salvataggio. Magari a voi non dava fastidio, ma a me me ne dava abbastanza. E chi ci troviamo qui? I Geth! Che ancora mi chiedo come abbiano fatto a superare il controllo armi, ma va bene. Ora sappiamo cosa c'era nei container di Venezia. Oh, distruttore addirittura, eh? Bella beoticata. Ora eliminiamo quei cosi piccoli. Oh. Cosa diavolo sono quei cosi? Sparpagliatevi e... Cos'è successo, comandante? Ehi, qui sono io la vittima. I Geth ci hanno attaccati. Geth, vuole forse che creda da dove sono sbucati? Di sicuro Venezia li teneva in quei container con cui era arrivata sul pianeta. Di sicuro. Impossibile. Li avevamo controllati a fondo. Non c'era alcuna fonte di energia, né masse di elemento zero. Si può Se i sempre container di sfermare, Venezia penso, Sana erano sapete? pieni di quei cosi, temo che là fuori ce ne siano molti altri. Mi servono delle cifre precise, capitano. Una decina, centinaia. Almeno qualche decina. Sono macchine. Ce ne possono stare molte in un container. Già. Ora devo fare rapporto alla commissione esecutiva. Se si viene a sapere di questi Geth a piede libero, ci sarà una fuga di investimenti. Oh, ma non ti preoccupare, non dureranno molto i Geth. Allora, dopo di questo, dov'è il mio adorato Mako? Eccolo lì. Andiamo sul nostro Mako per dirigerci finalmente alla famosa vetta 15. La strada sarà lunghetta. Come al solito sul Mako le strade sono sempre lunghette. Sull'esterno c'è un pericolo di livello 1, che vedete la barra in basso aumenta. Vuol dire che se sto troppo fuori faccio caput e muoio.
Per strada troveremo anche alcune torrette. Il nostro obiettivo, dove dobbiamo andare, dovrebbe essere visibile a breve. È una grande struttura visibile. Enorme, se ricordo bene. Ho già individuato una delle torrette, mi sa. O forse no. Oh. Buono, 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 buono. Ho perso un attimo il controllo. Eccole lì una. Evitiamo il colpo suo. E continuiamo ad avanzare. Get. Sarò sincero, come vi ho già anticipato qualche tempo fa, non è che io sia un amante delle sessioni su Mako. Quindi non sono neanche particolarmente bravo su di esse. Cerchiamo di farla quindi abbastanza velocemente. Se le cutscene non ci interrompono. Dominatori, lanciarazzi, lo so che è pericolosa la zona. Tra l'altro, mentre ci stavano continuando a sparare. Maledizione alle cutscene. Quelli non me li ricordavo. Intanto si sentono altre torrette che ci sparano. Lì ci sono altri get. Noi passiamo oltre cercando di non farci distruggere. Torretta. Ah, non sono riuscito a saltare in tempo. Come vedete i nostri scudi iniziano già ad abbassarci. Quella è la vetta 15. Come vedete, una struttura abnormemente abnorme. E la strada per arrivarci non è ancora finita. Anzi, ce n'è ancora un bel po', come potete vedere da voi. Mamma mia, che pianeta inospitale che è Noveria comunque, ragazzi. Non so chi è che ha deciso di voler venire qui a fare una base, ma potevano scegliere mille posti migliori, dai, siamo sinceri. Poi non ho ancora capito che sono queste piccole strutture. Ciao, torretta. O perché le torrette ci stiano a sparare contro? Chi è che le controlla? Ta-da-dan, ta-da-dan, ta-da. Non mi pareva che fossero ghetto queste torrette. No, invece sì, ok. Le hanno costruite apposta per evitare che io andassi da loro. Ma non mi fermeranno! Oh. Ahimè sì, con il mago è facile perdere il controllo. Eliminiamo la torretta perché qui devo scendere. Come vedete qui qualcuno ha avuto la brillante idea di distruggere il proprio mezzo a terra. Entriamo, così annulliamo il pericolo. Rogan.
Oh, pure sopra. Uno è andato. Oh, buono, 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 buono. Proprio lì era doveva andarmi giù. Oh, me la son vista brutta con quel get lì vicino. Non era proprio l'intento quello di dargli più copertura al Krogan. Andato pure questo. Volevo riportare su Liara. Andato giù pure il Krogan. Tutte le strutture della Veta 15 sono gravemente danneggiate. Recuperiamo gli item in nostro nuovo possesso. Una pistola migliore non c'è mai. Va bene. Armature come siamo messi? Peggio che peggio, IV Medica 3, vediamo se abbiamo un IV Medica migliore. Che io sono un amante delle IV Mediche. No, direi. Va bene. Materiali contaminanti presenti nell'intera struttura. Come vedete abbiamo con... interfaccia utente e intelligenza virtuale fuori uso. Materiali contaminanti. Fai già l'esperta. Il tecnico qui sono io. Ups. Razza media, fucile d'assalto, pistola, sta pistola come? Niente, ok. Allora, ok, siamo ragazzi nella vetta 15, allegria! Perché c'è uno... Ah no, stavo andando giusto, stavo andando. Perché mi confondo? Allora, c'è un kit di potenziamento. Non lo vedo perché vedo il kit, ma lo vedo perché c'è la scritta sopra. Colpi protonici e colpi criogenici. Giusto, i proiettili. Noi stiamo affrontando ora come un righet. E io ho le munizioni contro gli organici. Che per di più ne ho anche di migliori, ma va bene. Non... Papà scudo. Questi potrebbero essere interessanti. Perché non hanno la riduzione del danno, quelli criogenici. Ashley. Colpi criogenici per Ashley. Pistola nuova per la signorina. E che... Hai solo i fasci? Scusa, a questo punto usa i protonici. Tanto la tecnologia di base è quella. Che belle torrette. Perché le torrette sono rivolte dalla parte sbagliata? Oltre a tenere alla larga gli intrusi, vogliono controllare la gente che lavora qui. Non leccate niente, mi raccomando. Perché leccare? Non vedo l'ora di andarmene da questo pianeta ghiacciato. Ah, non sei l'unica, non sei affatto l'unica. Vediamo un pochino. Qui che cosa troviamo? Striker, fucile di precisione. Colpi incendiari. Aspetta, forse questi colpi criogenici che ho appena trovato però sono migliori di quelli che gli ho dato io. Questi sono i 6. No, che sono gli stessi. Ma sì, dai, mettiamogli gli incendiari. Prendiamo un altro ascensore. Vi avviso. Noveria è piena zeppa di ascensori. Ok, già vediamo sulla minimappa in basso che ci sono dei nemici. Forse poi no, perché effettivamente mi sa che c'è il mio bel faccino dove c'è in realtà la minimappa. Strano che cadano così velocemente. Che ho fatto? Ho messo i colpi giusti? Ho
Dov'è l'ultimo? Eccolo qua. Ok, no, ce n'era un altro, quale ultimo? E ora ci divertiamo, ragazzi. Perché vi devo presentare qualcuno. Animali, una folata di vento. Questo posto è messo male. Vi presento Iracni. I Rakni sono una specie contro cui i Krogan hanno lottato tanto tempo fa. E tecnicamente li avrebbero dovuti eliminare tutti. Non dovrebbero esistere. Cosa ci faranno mai qui i Rakni? Comunque i Rakni sono organici. Se non si fosse capito. Modo ablativo? Ah no, ok. Quindi, essendo loro organici, colpi dirompenti. Che fanno, vi ricordo, danni aggiuntivi contro gli organici. Ups. I loro sputi velenosi sono odiosi, veramente troppo odiosi. Perché sono in grado veramente di uccidere. Come niente. La xenobiologia non è il mio campo. Guardate la mia vita. Cioè, vi rendete conto dei danni che fanno, che sono mostruosi, maledetti Rakni? Questa è l'ultima volta. Non userò mai più quel servizio di trasporto. Abbiamo perso 3 carichi in un mese nel sistema Macedon. Sono stupidi o troppo lenti? Una delle due. Magari ci fosse ancora Gregor a occuparsi del trasporto. Lui otterrebbe tutto ciò che mi serve e nessun mercenario oserebbe ostacolarlo. E se fosse proprio sto Gregor a attaccarti le cose? Che ne sai? Ricerca armi gravitazionali? Ah, voci del Codex. Il Codex è praticamente molto utile per chi vuole approfondire. Ma non ve lo farò vedere. Se volete vedere il Codex dovrete prendere il gioco, giocarvelo, scoprirvi le varie opzioni, le varie... Ho sentito dei Rakni. Sti cosi spuntano da tutte le parti, ve lo dico. Quasi come se fosse un gioco horror. Ricordatevi, ho detto quasi, non sono un... Oddio, c'è morta Liara. Ok. Altro ascensore, ragazzi. E gli ascensori continuano. Quanti ne troverò? Io proprio non lo so. Sì, mi sto inventando le canzoni e so che faccio appena a cantare, non preoccupatevi. Oh, bene, cosa vedono i miei occhi? Questo... Shepard, questo è un sistema energetico d'emergenza per il computer centrale della stazione. Non possiamo ripararlo e ripristinare l'energia. Allora, questo è un punto che io adoro. Adoro tra virgolette. L'unica cosa che io adoro è questo qui, il nucleo. È un piccolo... come si dice? Non mi vengono i termini. Piccolo puzzle, per così dire, in cui bisogna spostare tutte le caselle in un'altra. Errore critico all'avvio. Interfaccia utente intelligenza virtuale fuori uso. Richiesta attivazione manuale. Mi sono spaventato con la porta. Allora, comunque ragazzi, probabilmente il video è stato più breve del solito. E direi che comunque noi lo concludiamo qui. Sì, la prossima puntata sarà dedicata a riattivare il computer e a vedere qualcosa di più riguardo a cosa è successo qui dentro, al perché è successo tutto questo casino. E spero che il video vi sia piaciuto, e in descrizione vi porto come al solito un link per iscrivervi in tal- se vi è piaciuto,
in modo che possiate seguire anche altre serie interessanti. Ultimamente mi sto dedicando, come avrete potuto notare, anche ad alcuni giochini indie che sono carini. In realtà stavo cercando anche qualche gioco di non lunghissima durata da integrare come appunto serie intera, in modo da avere anche qualcos'altro oltre a Mass Effect, The Witcher e DayZ. Anche perché, siamo sinceri, Mass Effect e The Witcher sono giochi che hanno la loro età e ormai la gente li conosce abbastanza bene, quindi magari non è molto interessata, ma io comunque li voglio fare. E con questo è tutto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se il video vi è piaciuto, e commentate se avete qualche dubbio, qualche perplessità o qualche consiglio. E insomma, direi che è tutto. Alla prossima puntata, domani, se ricordo bene, domani giocherò a The Witcher. Ciao ciao! Perché non mi si spegne il video? Ok, si è spento. Ciao ciao!